L'anno prossimo 120 paesi faranno tagli alla spesa pubblica, riducendo i propri sistemi di protezione sociale. Ma ce ne saranno altri che faranno una scelta opposta, dedicando più risorse alla previdenza, alla sanità, all'istruzione e ai servizi sociali. Paesi come l'Argentina e il Sudafrica hanno recentemente introdotto l'assegno familiare. Altri, come il Brasile e la Cina, hanno raggiunto una copertura pensionistica quasi universale e hanno aumentato i salari minimi. Thailandia e Sudafrica hanno esteso a tutti l'assistenza sanitaria. In Bolivia e Namibia, a Panama e nelle Maldive, è aumentata la spesa per i disoccupati, le madri, i bambini, gli anziani. Altri paesi, come il Mozambico, sono riusciti, partendo da zero, a creare reti minime di protezione sociale. Lo studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che fornisce queste informazioni, osserva che nei paesi a reddito medio che stanno espandendo i propri sistemi di welfare ci sono non solo conseguenze immediate sulla riduzione delle povertà e delle disuguaglianze, ma anche effetti positivi sulle strategie di crescita a partire dalla domanda interna. È una strada opposta a quella imboccata dai paesi più ricchi, che invece stanno ridimensionando i propri sistemi di sicurezza sociale. Nell'Unione Europea i tagli hanno già contribuito a far aumentare la povertà, che colpisce ormai 123 milioni di persone, ovvero il 24% della popolazione. E mentre le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi tra paesi si vanno rapidamente riducendo, quelle all'interno di ciascun paese stanno altrettanto rapidamente aumentando.